Miss Telearena 2015 è la numero 7, Silvia Lavarini. È la 18enne di Sant'Anna d'Alfaedo, Silvia Lavarini, Miss Telearena. Silvia Lavarini diventerà un volto nuovo della nostra TV. È stata eletta ieri sera a Nogara nel corso dell'ultima tappa del tour che, iniziato lo scorso 4 luglio da San Bonifacio, ha animato le piazze dei principali comuni della provincia. La spontaneità dimostrata nella sua presentazione e il balletto proposto nella prova artistica hanno aiutato la sua bellezza a guadagnare il titolo. Secondo posto sul podio con il titolo di Miss L'Arena, Sara Usni, alla quale va anche l'accesso al concorso internazionale New Model Today. Terzo posto e titolo di Miss Radio Verona per Giada Perlati di Mezzane di Sotto. La fascia di ragazza di talento è andata invece a Tracy Ebi di San Giovanni Lupatoto, protagonista di una danza tribale. La fascia di Miss Ambiente e Simpatia è andata a Marina Dodon, ventenne di Cavriana, in provincia di Mantova. La tappa conclusiva di Estate con noi, Telearena e Radio Verona in tour, è stata ospitata all'interno della Festa del Riso con le Nose, kermesse che per un'altra settimana proporrà gastronomia e intrattenimento a Nogara. Una serata, come sempre, onorata dal pubblico e che ha proposto uno spettacolo interessante, caratterizzato dai duetti, dal ballo e dalla comicità del bifido. Il pubblico è sempre stato il protagonista in tutte le serate della kermesse, condotta da Lucio Salgaro ed Elisabetta Gallina. Un premio all'iniziativa del gruppo editoriale Atesis, che porta le proprie testate giornalistiche in piazza tra la gente. Ringraziamo anche quest'anno tutti quelli che ci hanno permesso di fare tutte le tappe che abbiamo fatto. È un momento difficile, però gli sponsor sono davvero importanti, legati a Telearena, e i comuni in un momento di difficoltà ancora di più. Per cui ringraziamo davvero tutti e speriamo di continuare questa collaborazione che ci permette di interagire col territorio sempre di più, perché ci teniamo che Telearena sia la televisione di Verona, della provincia di Verona, e soprattutto ci teniamo che tutti interagiscano con la televisione e che possano avere sempre le porte aperte per poter appunto avere un messaggio che sia valido per tutti. Grazie a tutti quanti davvero.